Pancrazio, stellina dorata. Tilde, puntualissima, come sempre. Ma che cosa dici, che bugiardo che sei, se sono in ritardo di una vita? Ma no, dai, sei sempre così puntuale. E poi oggi sono splendore. Sei sempre il solito adulatore, che cascamorto che sei. Colore nuovo. Bello, Beh, sì, è il mio prodotto. non l'avevo mai visto. Eh sì, è un colore che solo io offro ai miei clienti. Ma che bravo. Senti, si potrebbe fare una prova? Oh, ma certo, Tilde, per te è il minimo. Sei veramente un artista. Tu Ma no, figurati. Grazie. sei troppo modesto. E adesso è arrivato il momento del tuo premio, come sempre. Ma Tildi ha un altro appuntamento tra poco e poi devo dare una pulita. Tesoro, ma tu sai quanto è brava la tua Tilde. Vero. Pancrazio, eccomi! Ezio, puntualissimo. Ho fatto appena in tempo. Ero al corso di sopravvivenza boschiva. Al corso di? Sopravvivenza boschiva! Bisogna sempre tenersi in esercizio. Vedi, Pancrazio, la natura è nostra nemica. In passate ere ci ha reso schiavi, ma al giorno d'oggi, con l'uso della tecnologia, l'essere umano può sconfiggerla e dominarla. Come è giusto che sia, Pancrazio. Sembra una cosa tosta. Assolutamente. Vedi, la pratica inizia la mattina presto. Ogni survivalista lascia un secchio d'acqua vicino al giaciglio per tutta la notte, in modo da farlo freddare per bene. Al risveglio ci mettiamo nudi in cerchio e urliamo Steve Jobs! E dopodiché ci rovesciamo il secchio d'acqua ghiacciata in testa. Semmai Oddio, ma non è troppo? troppo poco, Pancrazio. Vedi, i novellini rimangono sempre scioccati dalla brutalità del... Oh, Pancrazio. Hai delle mani davvero delicate, morbide e vellutate. Sarà merito della cremina per le mani. Oh, usi la crema Spasolone! È la migliore sulla piazza. Ti tratti veramente bene, Pancrazio, non c'è che dire. Figurati. Scusami, Ezio, inclina un attimo Certo. così la testa. Pancrazio, ma quella cos'è? È un colore nuovo, una cosa che faccio solo io. Interessante. Senti, pensi che si potrebbe usare per una spruzzatina? Forse sul mio colore non è il massimo, ma beh. Ma certo. Pancrazio, sei veramente insuperabile. Per così poco.
Eccoci qua. Pancrazio, sei veramente un mago. Ma no, dai, Ezio, faccio solo il mio lavoro. No. Dirò a tutti i miei compari survivalisti di venire a tagliarsi i capelli qui da te. D'altronde è sempre meglio tenerli ben corti. Mamma diceva sempre, capelli lunghi si impigliano nei rami. Sì, ovviamente. Adesso, Pancrazio, credo sia giunto il momento del tuo premio, come sempre del resto. Ma no, Ezio, non ti devi scomodare. Ah, Pancrazio, lo sai che per te farei questo ed altro. Buonasera, Pancrazio. Buonasera, ingegner Capamonchia. Come andiamo, ingegnere? Che cosa vuoi? Il solito. Perdonami per il ritardo, ma ho avuto una terribile riunione con i vertici aziendali e i sindacati. I sindacati? I sindacati. Protestano, Pancrazio. C'è qualche mentecatto fancazzista che protesta. Protestano per la disparità salariale tra i diversi settori produttivi dell'azienda. Sì, parlano complicato per cercare di sembrare intelligenti, ma sono soltanto dei mentecatti. Mentecatti che vogliono soldi, soldi che non gli spettano. I miei soldi. Bei tempi quando si mandava una bella squadra di sicurezza, una telefonata in questura e giù manganellate. Sì. Lo so. Il fatturato c'era. Sì. Non ci sono più valori di una volta. Ma poi, si può sapere cosa vogliono da noi? Io ho studiato, ho lottato duramente per fare carriera. A me nessuno mi ha mai regalato niente. E se avessi sbagliato, avrei pagato di persona. Io ho tutto il diritto di elevarmi su questo branco di inutili insetti brulicanti. Ma poi, si può sapere che cos'è che fanno di così meritevole? I lavori di fatica. Basterebbe un branco di scimmie ammaestrate. E i sindacati, buoni quelli, sì. Finché c'era la minaccia rossa, ricattavano. Ma oramai non contano più un cazzo! Ingegnere, la prego, non si agiti così. Hai ragione, Pancrazio. Mi devo calmare. Dai, fai il tuo lavoro così mi rilasso. Certo, ingegnere. Certo. Che giornate. Qui riesco a rilassarmi. Che c'è, Pancrazio? Tutto bene? Ingegnere? Sì? Questo non è il mio taglio. Ma sì che è il tuo taglio! Sono stato da te il mese scorso, non ricordi? No. Hai ragione, lo sai, un paio di settimane fa ero fuori città e mi sono fatto dare un ritocchino da un tuo collega. Spero che tu non ti offenda per così poco. Comunque, complimenti per l'occhio. Tu mi hai tradito. Pancrazio, che cos'è questo tu? Su, torna a lavoro, non ho tempo da perdere. Tu mi hai tradito. Pancrazio, io non so perché ti comporti in questo modo, ma non va assolutamente bene. Su, fai il tuo lavoro. Ci vuole un atteggiamento più professionale. Ce n'è bisogno di questi tempi. Su, andiamo, fai il tuo lavoro. Ecco, bravo. Cosa, Pancrazio?